Thank you.
questo è nostro, questo è nostro! Questo è nostro! Città, non ci possono bloccare. Thank you.
questo, se noi non ci vogliamo sacrificare, noi non vogliamo avere scontri con la polizia, loro sono i nostri, ma non i nostri protettori, non ce l'abbiamo con i signori qua, non ce l'abbiamo, stai zitto, parla io, noi non ce l'abbiamo con loro, anche loro sono padri di famiglia, resteranno anche senza stipendi, per cui noi ce ne andiamo di là, ce ne andiamo di là. Thank you.
Allora, occhio
c'è il paletto se ne è stato, eh? Occhio che stanno i paletti. Incitava a girare, a fare, eccetera, tutti erano fatti. Siete nella merda come noi! Tutti nella stessa merda! Potete mangiare in mensa! Ma non vi mandano fuori! Lavorate con i colleghi, poi i colleghi mangiano in mensa e gli altri fuori! Calma, calma.
Cantate la verità, mi raccomando. Sto esagerando proprio. Thank you.
sapere chi noi siamo. Noi non lo diciamo chi noi siamo. Siamo popolo, siamo popolo, siamo popolo, siamo popolo. Thank you.
ragazzi, ce la mette di strani? Presunto a Cristo. Thank you.
Io ti sto facendo una domanda. Ti sto facendo una domanda. Mi rispondi. Dov'è la tua etica professionale? Che cazzo stai riprendendo? Cosa riprendi? Fai il messaggio delle cose. No, riprendendo. Giornalista, ho capito. Ma lo fai troppo il montaggio? O metti tutto in rigore? O metti tutto? Insegna, c'è un'etica professionale. Negli anni 70 non si riprendeva tutto. Tu stai mettendo le persone nel ventaglio con riconoscimento facciale che arriverà fra qualche tempo. Ma si sono girati di spalle. Adesso, ma prima cosa hai fatto? E ci sono già 16 di luce. Di che sono? Thank you.
Thank you.
credimi che già ti posso spiegare il tuo cuore. Ma ci sono pensionati, non anziani, famiglie, bambini, che cazzo ho? Thank you.
cancellare i nostri ricordi, la nostra storia, i consigli che ci hanno dato i nostri genitori. Noi siamo il popolo, 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 noi siamo il popolo. E finalmente non c'è local team qua che ci riprende, perché local team sappiamo che è un apparato, purtroppo, che dà le informazioni alla polizia. Quelli cattivi che mi guardano, guarda quello là, pensa, mi hanno messo sulla denuncia certi slogan che non ho mai detto, che mi stavano sul cazzo. Io sono per gli slogan belli, oppure per le canzoncine che sono arrivate. Ma quelli che mi hanno affibbiato, ragazzi, tutto mi hanno messo, tutto di più. Poi uno è andato là, un mio amico artista è andato là, e lo sappiamo benissimo chi è andato, ma cazzo, ma io sono un artista, lavoro in centro. Mi ha dato il casco, come cazzo faccio allora? E cosa succede? Mi ha detto, siamo stati un po' cattivelli contro un po' basta. Ma tu mi vuoi vendere la mia reputazione, poliziotto, questore, dice questore, perché cosa? Perché tu hai voluto essere un questore, ma non esisto, non esisto. Io ho fatto sempre il mio dovere, ho pagato sempre le tasse per 55 anni. Avete capito? Non potete trattarmi come un emarginato. Io non sono un emarginato e sono fiero di venire in questa manifestazione. E spero che la protesta non si spenga mai. Io per te vengo qua, perché non voglio che si spenga la protesta. La protesta. Non lo so dove mi hanno chiesto per loro, non sono sempre stato chiuso a costruirmi la ragione. Ma non lo so. Io sono questo momento, grazie, non sono per la vita, non per la morte, questi qui hanno ammazzato 120.000 persone, dicendo che le vici d'attesa e la tachipirina erano le linee guida giuste. Maledetti quelli di ISS, Istituto Sanitario, Istituto Superiore della Sanità, ICTS, Comitato Tecnico Scientifico, il Ministero della Sanità, sempre ambasciata delle lobby farmaceutiche, ricordatelo, eh? Perché è più grandicello, sappiamo benissimo che ultimamente hanno assolto Pagiolini, un delinquente che prendeva il sangue brasiliano e ha fatto morire tante persone di cirrosi epatica, perché dentro il sangue c'era l'epatite C. Ragazzi, il nostro sangue di serie A andava agli americani. Queste cose devono dirle, devo dirle, mi dispiace, mi sono tirato via una piccola unghietta che era lì incarnita. Cazzo, io l'ho presa, l'ho tirata via. Va bene, non voglio fare protagonismo, perché io non sono un cazzo di nessuno confronto a voi, sono solo una goccia nell'universo. Dio mi sta dando questo
Io non lo so perché sono io qua, perché va a essere lei, lui, tutti quanti. Però ho già messo la faccia ed è un rischio. Ragazzi, in questi momenti dove la libertà è quasi un privilegio e viviamo in una dittatura sanitaria, governativa è l'Italia, perché purtroppo ormai il governo c'è l'elite che comanda, il signor Draghi, Draghi, l'uomo di Turkey, Goldman Sachs. Ragazzi, poteri forti, è sceso di Aspia, vabbè, cosa vuoi che sia Aspia? È la succursale della Trilata, va bene. Comunque ragazzi, io non lo so, io un giorno sogno che questi poliziotti qua vengano con noi, ci accompagnino nella nostra resistenza, perché noi siamo per la Costituzione, per una vita bella, sana, vogliamo solo la normalità, vogliamo solo una famiglia, crescere i figli, magari comprare una casa difficile per sedere, perché ci sono queste scuole che ci sparano dei prezzi impossibili e dobbiamo vivere nelle case popolari. Va bene, cambierà il sistema se lo volete voi, perché la rivoluzione è individuale. Ognuno, io ragazzi, io 20 anni fa ero da piccolo, mi piacevano le macchine, ero subito a 18 anni, sono andato a fare la patente, mi sono divertito, poi alla fine mi sono guardato allo specchio, oltre a tutte le multe che ho preso, macchine sfasciate, tutto quanto, questo cioè, mi sono guardato e ho detto, ma che cazzo sto facendo? Sto regalando i soldi al sistema, è assicurazione, e benzina, e multe da pagare, questo. Ho detto, vaffanculo la macchina, e adesso la macchina. Stessa cosa è successa con la carta di credito. Io sono 15 anni che non ho una carta di credito. Quando mi devono pagare è un casino, che adesso è un periodo COVID. Cosa faccio? Prendo, vado in agenzia per prendere i soldi. Poi dopo devo prenotare in banca, perché attenzione, devo prenotare perché c'è il COVID. Allora i miei amici, il bonifico, prendono il 20. Io lo prendo al 28. Pensate, devo dare anche 400 euro a mia figlia che è in Grecia, perché io gli darei tutto, perché mia figlia è prolungamento, l'immortalità mia, perché io amo mia figlia e questi più vogliono vaccinarla, ma vaffanculo, va! Non voglio vaccinare mia figlia, io non adoro a morte mia figlia deve vivere, deve avere un futuro. Ragazzi, anche voi della polizia, ascoltatemi, non vaccinate i vostri figli. Non vaccinatevi per favore, vaccinatevi, non fatevi inoculare quei seri maledetti, non so di che vaccinare perché oramai mi ha tocca la parola di assassino, non sono vicino, ma se è l'assassino, questo è il suo scusate, io ho già tanto e andiamo a fare ciò che va fatto, quello che va fatto è
mesi, un mese e mezzo di manifestazioni non abbiamo concluso niente, ridono di noi, hanno cercato di darci del tasco dicendo che eravamo noi gli organizzatori quando non era vero, gli abbiamo dato una mano per cercare di contenere il corteo, infatti si sta vedendo da 3 settimane in avanti che non c'eravamo più noi, come era messo il corteo, settimana scorsa hanno faticato per fermare, si sono creati scontri. Allora noi diciamo, è ora di sollevare l'asta, fare qualche cosa da popolo, quindi l'unica cosa che si può fare, che è costituzionale ed è anche un diritto internazionale, è la sollevazione del popolo nei confronti di questo sistema. Non per andare a trattare col sistema, ma per abbattere questo sistema, perché se noi non abbattiamo questo sistema in giro di un anno e mezzo ci ammazza tutti, ci ammazzerà tutti. L'elite suprema ha sbagliato, ha fatto i conti male, perché la sollevazione popolare non è più italiana, è francese, è spagnola, è svedese, è internazionale, ma dobbiamo sollevarci, unirci tutti e creare una grande mobilitazione nazionale ad